Benvenuti carissimi amici retro nello scenario numero 1 di Jennifer Simpson di Clock Tower. Vi ricordate nell'intermission che era stato concesso un appuntamento a Nolan? Jennifer è arrivata molto molto tardi, quindi sarà anche meglio dirigerci perché qualcuno mi sta seguendo, quindi non è di certo una cosa ben positiva ragazzi, quindi sarà meglio correre perché qua... Che succede qua? Qualcuno Please, someone help me. mi aiuti? La porta è chiusa. Sarebbe meglio tornare a casa, eh? Perché praticamente, vabbè, la cena è già stata fatta e tutto, non sono entrati nei particolari. Però adesso è giunto il momento che Jennifer torni a casa e lei si sente osservata da qualcuno o forse da qualcosa. E lei entrerà qua dentro. Forse è stata la scelta sbagliata, ragazzi. Perché Jennifer non sa che cosa si... What's wrong? Someone is Che c'è di following strano? Some kind of Qualcuno mi sta weirdo. seguendo. Aiuto ragazzi, comincia bene, è molto più movimentata la situazione con Jennifer. Ok ragazzi, non perdiamo la calma, anche se qua di calma c'è da perderla e come. Pensiamo in primis a nasconderci in bagno, un classico dite voi, eh? Ma non è così, a volte la furbizia può sovrastare la paura, credetemi. Entriamo subito nella porta, datemi retta. Avete visto che silenzio. La musica si è fermata. No, scherzavo, non si è fermata. Prendete, ragazzi, potete prendere lo scopettone per difenderci, per difendervi. E questa è una delle vie di fuga. Una volta fatto questo, Jennifer colpirà Scissorman e vediamo di fuggire rapidamente prima che questo si rialzi. Era una cosiddetta via di fuga, ragazzi. Finché non ci sarà, diciamo, ancora la musica, per il momento Jennifer è al sicuro. Però, ragazzi, non illudetevi perché potrebbe tornare da un momento all'altro. E Clock Tower sappiamo benissimo che non è una cosa che va a logica, ma bensì è una cosa che va a random, può capitare qualsiasi tipo di evento. Quindi non sottovalutate, diciamo, questo giochino qua, ma vi assicuro che le variabili sono molte. C'è anche la possibilità che Scissorman salti fuori da queste scatole, credetemi. È già successo. Allora, qua adesso dobbiamo cercare qualcosa. Potrebbe esserci qualcosa di molto utile. Ok, l'olio. Possiamo cercare anche tra le scatole. Sono vuote. Potrebbe esserci di tutto in queste scatole. Le cose cambiano e vanno a random. Usciamo adesso. Comunque quello che abbiamo trovato ce l'abbiamo, l'olio, che anche questo qua servirà successivamente. Ok. Allora, suggerisco... C'è anche la possibilità di... Esatto, prendere l'ascensore oppure andare nella stanza qua a lato, come volete voi. Tanto, gli eventi devono capitare. O prima o dopo, devono sempre capitare. Dunque, c'è un poliziotto qua. Non mi piace. Una security guard. Excuse me. Ah... Il poliziotto è stato massacrato. Anche qua Scissorman ha fatto il suo corso. C'è però una chiave qua. Ladder key. Bene, adesso che abbiamo ottenuto questa simpatica sorpresa, saliamo le scale. A volte l'ascensore può essere anche pericoloso perché possiamo trovarci il nostro amichetto proprio qua. Ok,
Quindi a volte le scale sono più sicure dell'ascensore, credetemi. Io che abito poi in un palazzo dove devi farti le scale sempre, vi assicuro che sono sicure. Ok, siamo al piano superiore. Dovrebbe esserci l'ufficio qua dei computer. Sì, dovrebbe essere proprio qua dietro. Ah, questa piantina qua è una via di fuga. Nel senso che se dovesse capitarci Scissor Man, possiamo utilizzarla per difenderci. Oh oh. Il fax sta suonando. Apparirà una scritta simpatica. Infatti sentite che sta stampando. E appena ci sarà la possibilità di muovere Jennifer, andremo a vedere subito che cosa fa. C'è anche la possibilità di non vedere il fax, eh? Ci sono varie proprio opportunità, varie possibilità, scusatemi. Oh, possiamo anche chiamare qualcuno per aiutarci, eh? No. No, è la segreteria telefonica. Niente da fare. Ok, ragazzi, il fax. Ok, sto venendo a prenderti. Tieniti pronta. Quindi, ragazzi, sentite la musica anche di sottofondo. Che è inquietante. Ciò può significare solo una cosa: che appena tenteremo di uscire, avremo una bella sorpresa. Se no, proprio fuori nei dintorni, ragazzi. È stata fatta proprio per creare ansia. E specialmente anche se apriremo l'ascensore, c'è la possibilità di trovarlo. Quindi, ragazzi, non datemi retta. Non prendete l'ascensore, ma bensì. Prendete le scale se dovete salire o scendere. Comunque apriamo adesso questa porta. Ok, qua dentro, ok, era il laboratorio del professor Barton. Questa è la maschera, vabbè, gli indizi, le prove, tutto. E il bagno delle donne. Non ci posso credere. Questa era un'altra impiegata, un'amica di Ellen. Ed è stata proprio massacrata a morte. La povera Jennifer sta avendo di nuovo gli incubi per quanto sta accadendo. Infatti, in giapponese si chiama Clock Tower 2. Noi possediamo sia la versione PAL che la versione giapponese. E la versione giapponese proprio si chiama così. Clock Tower. Oh oh! Cazzarola! E qui. Calma e sangue freddo. Fuga, 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 fuga! Ok. Vediamo di trovare un appiglio per poter difenderci. Ah, ok, lo spray di difesa. Ok, adesso è stato colpito e lui se ne andrà. Allora, ragazzi, siamo riusciti a fuggire da Scissor Man. Ci siamo difesi. Abbiamo la ladder key e sfruttiamola per uscire da questo inferno, ragazzi. Se no, non ce ne caviamo proprio più.
e non possiamo esaurire di continuo le vie di fuga. Datemi retta. Vediamo di uscire, prendere l'ascensore stavolta, perché in teoria dovremmo averlo. No, anzi, meglio prendere le scale, datemi retta. Avete visto cosa succede a prendere l'ascensore? Comunque, abbiamo la ladder key e troviamo adesso una via di fuga. Ladder key. Sarà sicuro da qua, certo che è sicuro. Bene, la ladder key ci permetterà di uscire da questo incubo, ragazzi. Jennifer si calerà, però perlomeno saremo salvi e lo scenario 1 sarà completato, ragazzi. Questa parte comunque è conclusa, Jennifer è salva e ci sentiremo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie per aver visto questa parte.